In termini molto generali, possiamo sostenere che si registrano nella storia del genere umano, e in particolare nella vicenda storica occidentale, tre grandi fasi dell'imperialismo connesse con il modo capitalistico della produzione. Sappiamo che la categoria di imperialismo, che pure non è presente nel lessico concettuale di Carlo Marx, viene sviluppata e portata a dignità filosofico-politica principalmente da Lenin, che individua nell'imperialismo la fase suprema del capitalismo, ossia il compimento di un capitalismo che si fa aggressivo, che fa guerra agli altri paesi per imporre il modo capitalistico della produzione nella sua forma più barbara, ove veramente il capitale va a grondare sangue e sporcizia dalla testa ai piedi, per usare l'espressione impiegata da Karl Marx nel primo libro del Capitale. Ecco, in termini generali, riprendendo la categoria di Lenin, che così grande parte ha avuto nella vicenda del marxismo dopo Marx, potremmo dire che si registrano essenzialmente tre grandi fasi dell'imperialismo connesse al modo capitalistico della produzione. La prima fase è l'imperialismo connesso al mercantilismo e l'imperialismo della prima modernità, l'imperialismo connesso al ciclo triangolare con lo schiavismo e con le pratiche più barbare legate alle forme occidentalistiche di aggressione di ciò che ancora non è interno al modo capitalistico della produzione. È essenzialmente il ciclo triangolare con cui gli europei si recano in Africa, catturano schiavi africani, li rivendono poi nel mondo americano e da lì rientrano in Europa con i proventi delle vendite. È una forma di imperialismo aggressivo, colonialistico, che ricorre alla schiavitù e alle forme più oscene di razzismo per giustificare queste pratiche imperialistiche. La seconda fase dell'imperialismo, molto brevemente, è quella studiata e descritta da Lenin. Corrisponde all'epoca della nazionalizzazione delle masse, corrisponde all'epoca con cui il capitale conquista i territori in giro per il mondo tramite l'esecrabile pratica del colonialismo e lì in loco utilizza schiavi per la valorizzazione del valore, per la prassi capitalistica di accumulo e di sfruttamento illimitato delle risorse umane e territoriali. È il capitalismo imperialistico, colonialistico, che occupa i territori altrui, li conquista militarmente per poterli sfruttare senza riserve. Pensiamo anche solo di passata alla vicenda colonialistica dell'Inghilterra o a quella della Francia, pur così diverse, tra loro nelle modalità, eppure a egual titolo espressione dell'imperialismo nella sua seconda fase. La terza fase dell'imperialismo è quella che coincide toto genere con l'odierna mondializzazione, ossia con quel processo che viene ideologicamente presentato ora come irreversibile, ora come coincidente con un irenico universalismo dei diritti che si fanno globali e che in realtà, se letto con categorie che non siano quelle dominanti, corrisponde invece, dicevo poc'anzi, alla terza fase dell'imperialismo. La globalizzazione, infatti, non è altro che il mondo che passa sotto il capitale, o se si preferisce, non è altro che la dinamica imperialistica con cui il capitale si fa mondo, superando e trascendendo le ultime barriere che ancora lo frenano. La mondializzazione corrisponde in questo senso, come ha detto giustamente Peter Sloterdijk, al passaggio del mondo sotto il capitale. Il mondo intero diventa un unico mercato globale e ove questa dinamica di sussunzione del mondo sotto il capitale incontri resistenze, lì il capitale torna a grondare sangue e sporcizia dalla testa ai pori, bombardando i popoli che si oppongono, di modo che possa imporsi ubiquitariamente il modello della globalizzazione come annessione neutralizzante, come inclusione che neutralizza le diversità, le culture, le differenze storiche e impone il modello unico del mercato, della mercificazione integrale dell'esistenza e dell'economia capitalistica come unica risorsa di senso. Anche nella mondializzazione abbiamo
che procede di conserva con il capitale l'asservimento degli esseri umani nella forma più radicale. Nella prima fase, abbiamo detto, vi era la schiavizzazione degli esseri umani presi dall'Africa e spostati in America. Nella seconda fase abbiamo lo sfruttamento in loco degli schiavi che il capitale impiega per valorizzare il capitale stesso. La terza fase è anch'essa una nuova forma di schiavitù, che è quella legata essenzialmente alla deportazione di massa degli esseri umani, chiamata pudicamente immigrazione di massa. Ciò che soprattutto in questa fase, siamo nel 2016 mentre pronuncio queste parole, si sta realizzando in tutta la sua tragicità. Il capitale finge di accogliere esseri umani che migrano dalle loro terre e in realtà è esso stesso a destabilizzare quelle terre mediante pratiche di bombardamento colonialistico, di modo che i popoli siano costretti a darsi per mare e ad approdare verso il fintamente generoso Occidente, che finge di accogliere e integrare, in realtà giubila all'arrivo di masse illimitate di nuovi schiavi da sfruttare senza riserve, da utilizzare nel conflitto di classe come esercito industriale di riserva per abbassare i costi della manodopera e da utilizzare in qualche modo come nuovi schiavi illimitatamente sfruttabili, senza diritti, permanentemente ricattabili per la loro condizione precaria. Dunque la terza fase dell'imperialismo corrisponde pienamente a ciò che oggi il pensiero unico dominante chiama e di più encomia come globalizzazione.